Buongiorno. Sono le 7 del mattino. Non ho ancora dormito, perché come al solito la notte non posso dormire perché l'aeroporto è vuoto e non mi posso affidare ad addormentarmi senza avere testimoni intorno. Questa è la dura realtà di quello che sto affrontando in questi 13 mesi. La solitudine, l'aver bisogno di testimoni, perché altrimenti tu non esisti. Questo è quello che mi è sempre stato detto. Mi è sempre stato detto, tanto tu non lo potrai provare. Mi è stato detto in tutti gli uffici. Mi è stato detto dalla cara ambasciatrice. Infatti questo messaggio è per te, Cecilia. È per la tua protetta. Come si chiama? Ombretta o... non mi ricordo manco come si chiama. Un giorno tu mi dicesti che avresti risposto solo ai tuoi superiori e che mi avresti dimostrato il potere che avevi. Sì, ci sei riuscita a farmi piangere oggi. Stamattina io sto piangendo. Lacrime di dolore. Ma non sono le lacrime che mi volevi far piangere tu, cara Cecilia. Perché tu, dal tuo basso, perché questo hai dimostrato di essere così piccola che hai toccato il fondo, volevi dimostrarmi di avere un potere assoluto. L'hai voluto dimostrare il giorno che hai chiuso le porte dell'ambasciata, volevi dimostrare di poter fare anche questo. E volevi dimostrarmi che tu hai tutto il potere che vuoi. Ed è vero, tu hai tutto il potere che vuoi. E oggi io ho pianto per questo, perché siamo nelle mani di gente come voi. Ed è questo che mi fa piangere. Perché io posso resistere, è vero. Io potrei andare adesso al mare e andar via a nuoto. E avrei la forza di arrivare in Sardegna a nuoto. E gli squali avrebbero paura di me e della mia forza. Ma io sono ancora qua. Perché io a te ti butterò giù. Perché noi abbiamo bisogno di un mondo migliore. Abbiamo il bisogno di mettere quei poteri sacrosanti che tu hai nelle mani. Abbiamo bisogno di metterli nelle mani di persone di valore. Ti rendi conto che tutta la gente in Italia ha la percezione, continua ad insistere e dirmi che io, se voglio essere salva, devo uscire fuori da questo paese? Perché voi avete dato l'impressione alla gente che il pericolo che io ho qua è perché è il Vietnam. Io ve lo ripeto a tutti quanti, io ho paura qua, per via della diplomazia italiana che sta pagando tutti per tapparmi la bocca. Avete capito che quella mafia schifosa che voi dovete sopportare in Italia se la sono portati anche qua? Avete capito che se il Vietnam non ha ancora fatto nulla è semplicemente perché da buoni cugini diplomatici non vogliono fare un casino e non vogliono mandare a casa queste povere disgraziate? Perché di questo si parla, di poveracci che non sono in grado nemmeno di rispettare quelle che sono le regole diplomatiche, che continuano sotto banco a far credere che loro quello che hanno fatto l'hanno fatto semplicemente perché si devono attenere alle regole del paese. Sono tutte bugie, sono cazzate. Non avete capito che tutto questo è successo semplicemente perché l'errore iniziale l'ha fatto la consola, è perché è una totale incapace cretina che tutti dovrebbero riportarla, rimandarla a casa e a scuola e basta. L'ambasciatrice, pur di non prendere responsabilità di questo e proteggere la sua protetta, perché era troppo difficile per lei prendersi la responsabilità del fatto che questa consola emessa da lei là era un suo grande errore, quindi ha avuto proprio un problema di autocritica, che dovrebbe essere uno dei per un'ambasciatrice, l'autocritica per una persona con certi poteri così potenti fra le mani, l'autocritica dovrebbe essere fondamentale, ma lei ha ampiamente dimostrato di esserne assente, cioè proprio sprovvista. Dopodiché è stata protetta da un'altra donna incapace a Roma, che è la signora Costanza. Quindi tutta questa concatenazione di incompetenze, che poi mi costa dirlo proprio perché sono donne, e a me buttar giù delle donne mi costa ancora di più, però dobbiamo prendere responsabilità di questo, coscienza di questo. Anche quest'altra donna ha fatto tutti questi errori, sempre sulla base di che? E volevano rivendicare e dimostrare che loro nessuno gli può criticare.
e nessuno li ha ancora messi nella posizione di doversi prendere la responsabilità di tutto questo. Ma tutto questo sta per esplodere, perché si sta ripercuotendo contro il Vietnam. Quando il Vietnam, inizialmente, voleva semplicemente punire i miei aggressori. Ma tutto questo non è avvenuto perché il mio caso è stato chiuso, perché si sono permessi di dire che io ero andata via dal paese. Avete capito qual è la porcheria più grande? E tutto il teatrino che è stato tirato su dopo è stato tirato su da questi deficienti italiani, come al solito incompetenti, coinvolgendo tutta una serie di vietnamiti. È ovvio che ora è diventato un minestrone tale per il quale ora si vuole accusare me di essere il problema, di essere quella poco ragionevole, semplicemente perché non mi voglio rifiutare di nascondere tutto questo casino che è accaduto. Ma questo casino è accaduto mica perché sono io il problema. Io sto portando alla luce qualcosa che va risolto. Cioè, è così difficile da capire, tutti voi sciacalli là fuori, che non sapete fare altro che puntare il dito e dirmi di rassegnarmi. Ok, io mi rassegno. E quindi? Lasciamo tutto questo là così dopo che è uscito fuori? Io ho scoperchiato un tombino di merda. E a me è costato 13 mesi della mia vita scoperchiare questo tombino pieno di merda. E ora volete per me di rimetterci il coperchio? Il coperchio non fa rimetterlo. E soprattutto per il bene di tutti. Cosa state aspettando a fare qualcosa? Cosa state aspettando? Tutti mi chiedono, ma sì, concretamente cosa possiamo fare? Io ve lo ripeto oggi, concretamente cosa potete fare. Tamara, sei lì che mi ascolti. Ci sei? Quello che tu mi chiedevi, cosa potete fare? Firmate questa petizione. Spingete i giornali a parlare di questa situazione, in modo che il Vietnam, quando sarà messo nella condizione di non poter evitare, allora finalmente non potranno più dire all'Italia: ah, ok, aspettiamo. Finalmente dovranno fare qualcosa, dovranno ascoltarmi, perché dovranno prendere veramente atto della pericolosità di questi incapaci italiani che hanno fatto tutto questo casino. Dovranno prendere responsabilità del fatto che voi italiani per primi state chiedendo di avere dei diplomatici che ci rappresentino in modo decente all'estero. Questo è il punto, questo è quello che io sto cercando, insistendo tutti i giorni, che voi capiate che in quelle sacrosante sedi ci mettano delle persone rispettose di valore, che usino questi poteri in modo giusto ed adeguato. È una cosa così difficile da capire? Che queste donne hanno dimostrato di essere un pericolo per tutti quanti. Io lo ripeto, un'ambasciatrice che si permette di chiudere le porte di un'ambasciata sulla base di sue frustrazioni personali l'ha fatto di fronte a mio figlio e alla fidanzata, due ragazzini, le nostre future generazioni. Ma voi non vi rendete conto della pericolosità? Abbiamo una console che si è permessa con la polizia locale di vendere una sua connazionale. Ma che opinione stiamo dando alla nazione che ci ospita? Avete capito la mia indignazione da dove viene fuori? Avete capito il mio senso civile da dove nasce? Io ho visto cose, ragazzi, che veramente per avere il coraggio di voltare le spalle è troppo difficile, cioè è troppo. Non ci dormirei la notte. Quando Mariano tu dici perché Gemiliana sta facendo tutto questo per noi, cercate di capirlo. Sì, cercate di capirlo.
Non si può continuare a voltare le spalle a cose di questo genere, perché altrimenti come facciamo a lamentarci del mondo di merda in cui viviamo? Come facciamo a lamentarci del fatto che ci sono 300 ragazzini che vedono morire un loro connazionale e lo filmano? Quelli sono i nostri figli! Come si fa a puntare il dito su quei ragazzini piccoli e dirgli: oh, guardate, filmate le cose? Siamo noi i loro genitori, siamo noi che gli diamo l'esempio. Ma vi rendete conto delle atrocità che noi stiamo vedendo tutti i giorni? Come facciamo a lamentarci se poi voltiamo le spalle? Io sono stata massacrata di botte di fronte a tante persone. La console mi ha ricevuto dopo 5 giorni. Avevo un occhio nero, il petto completamente tumefatto. Ero completamente traumatizzata da quell'aggressione che voi non avete idea. Mi ha trattato con sufficienza e mi diceva: signore, se ne farà una ragione. Ma come pretende che questo paese... Ma lei si rende conto della pericolosità di questo paese? Esca, vada a casa, mi rendo conto che è una brutta esperienza, se la metta alle spalle. Gli è stata strappata la maglietta di dosso, non avevo il reggiseno, mi sono trovata a seno nudo, con tutta la gente intorno che mi faceva i video. E questa cretina figlia di papà messa là in un consolato così importante come quello di Ho Chi Minh si permette di dire ad una donna più grande di lei, rispettabile, perché io sono una donna rispettabile, cara Carlotta, tu sei un parassita, sei una ragazzina viziata e stupida e incompetente che ti sei permessa di mettere a rischio i rapporti diplomatici con un paese come questo proprio per la tua superficialità. E non regge più il gioco quando tu dici che l'hai dovuto fare per assecondare le dinamiche del paese. Non è vero. Il Vietnam investe centinaia di migliaia di dollari per la reputazione di questo paese. Non è vero che tu sei stata obbligata a prendere i soldi sotto tavolo dalla polizia. A te ha fatto comodo perché sei una donna piccola e spicciola, ignorante. Sì, cara ambasciatrice, ci sei riuscita a farmi piangere. E ci sei riuscita a farmi piangere perché mi hai dovuto dimostrare in che mondo di merda viviamo. Perché i nostri diritti sono lasciati nelle mani di donne piccole così come te. Piccola, piccola miserabile, che si è arrivata a chiudere le porte dell'ambasciata. E tu me lo dicesti al telefono, io risponderò solo ai miei superiori. E io lo dico a voi, i superiori di questa donna così pericolosa che sta creando questi attriti diplomatici con questo paese. Non sono io che li ho creati. Quando voi vedrete tutta la documentazione e le mie comunicazioni con la Farnesina, voi siete più che consapevoli che io vi ho dato ripetute opportunità di recuperare questa situazione. Io sono stata più che intelligente, più che ragionevole, più che disponibile. Siete voi che avete insistito, 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 perché avevate paura che io creassi un precedente. Perché voi siete i soliti, ecco perché noi ci dobbiamo vergognare di essere italiani, perché voi siete i soliti stupidi ignoranti che non vi sapete mai mettere un limite, non avete il senso della misura. Voi Italia vi prenderete la responsabilità di questi funzionari pericolosi per i vostri stessi equilibri interni. Questa è la cosa più importante che dovreste fare in questo momento. E la Farnesina ora dovrebbe intervenire immediatamente e mandare qualcuno qua in aeroporto. Questo è il 5º giorno che io dormo qua in una poltroncina. Vi rendete conto? Queste sono le mie valigie. Vi rendete conto? Puzzo, puzzo come una capra.
Guardate come mi state riducendo. La pagherete molto cara. Però voi inizierete ora a compunire proprio i vostri funzionari incompetenti. Questo è ciò che dovete fare immediatamente. Volevate dimostrare di avere chissà quali poteri. Adesso l'avete dimostrato a tutto il mondo che siamo come al solito una barzelletta. E se veramente volete salvare i vostri rapporti con il Vietnam e la faccia con il mondo, voi oggi mandate qualcuno portarmi in un albergo a lavarmi, cambiarmi e dopo andare al MOFA e portare la mia documentazione. Questo incubo deve finire e ancora una volta vi sto dando la possibilità di recuperare. Se anche ora oggi non fate questo, allora veramente state dimostrando quello che siete. E allora veramente ve le prenderete le conseguenze. E lì parleremo di diritto divino. E se parleremo a livelli di diritto divino, allora sì che pagherete veramente nella Corte Suprema dei diritti umani. E lì non ce li avrete gli amici che vi proteggono. Lì dovrete rispondere soltanto ad uno di giudice. E sapete di cosa parlo. Ciao Tamara, grazie di esserci là. Ti voglio bene. Ho cercato di spiegarti le cose che ho cercato di spiegarti in chat, ma non ce la faccio tutto il tempo sempre stare in chat. Troppe persone continuano a chiedermi sempre le stesse cose. Ma voi lo sapete qual è il prezzo del muro di gomma? A ripetere, 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 non nessuno che ti ascolta e nessuno che ti ascolta. Questo è il mondo in cui siamo arrivati a vivere. Oh, Jason, are you there? Keep it for yourself and your songs. Maybe you didn't understand how in danger I am. You can call the human rights. All of you people out there can call the human rights office and come here and save me from this madness. Otherwise, don't complain about the shit world where we live, because you're part of it.